Quando i Visigoti giunsero in prossimità di Volturara, nel IV secolo, gli abitanti del luogo, gli Irpini, alzarono la testa terrorizzati verso il cielo. Il pericolo e la morte non arrivavano solo dalla terra. Non arrivavano soltanto dall'esercito. Dalle spade, dalle frecce degli invasori. C'era un'ombra immensa che avvolgeva ogni cosa. Il clangore delle armi barbare, sparine e ruggiti mostruosi che piovevano sulle loro teste, gelando il sangue nelle loro vene. Ci fu il caos e un terrore sconosciuto. Solo quando dalla foschia emerse la bestia volante dalle fauci spaventose, gli Irpini capirono. Era il leggendario dragone dei barbari. Esisteva davvero. Divorava la luce del sole con la sua mole immensa. Portava morte, disperazione, tenebre. Lo chiamavano l'eclisse, colui che oscurava il sole. Era stato catturato dal popolo germanico dei Bastarni, in un remoto lago del profondo nord, per poi farne dono ai Visigoti, così da suggellare il loro patto di alleanza. L'orda barbarica conquistò le terre del sud grazie a quel drago. Nutrivano l'eclisse con lo stretto indispensabile, così che fosse sempre affamato e pronto a scatenare la sua furia. I Visigoti razziarono portando violenza e distruzione, e quando ebbero finito, nascosero il loro tesoro in una grande voragine che lo stesso drago scavò con le sue immense zampe, dagli artigli più duri del metallo. La bestia si ritirò in quell'abisso sotterraneo. Ogni giorno i Visigoti rimasti a Volturara sacrificavano due giovani, due vitelli per sfamare e placare il drago. In tanti, animati dalla disperazione, provarono a sottrarre i propri figli alla furia del mostro, ma finivano divorati a loro volta. Si pensava fossero solo antiche leggende. Dopo secoli, a Salerno, nell'anno 1066, un oscuro e tetro predicatore vagava per le strade, annunciando la fine del mondo. La bestia si sta risvegliando. Temete il drago, perché il giorno dell'eclisse è vicino. E in quel clamore, il giovane Barliario, il protagonista della nostra storia, non prestava attenzione alle parole di sventura. Ma quella stessa sera, il padre Reinardo, l'alchimista, venne sorpreso da un incendio nel suo laboratorio. Quando lo portarono fuori, era ancora vivo, ma orribilmente sfigurato dal fuoco. E mentre Barliario vegliava al suo capezzale, comparve una figura misteriosa e incappucciata. Era l'oscuro predicatore Arimane, che gli rivelava una sconvolgente possibilità. Portami il fuoco del drago e tuo padre sarà salvo. Barliario non ebbe bisogno di pensarci. Doveva partire immediatamente. Lo accompagnarono l'amico Shabatai, che sognava di diventare un guerriero. Trotula, giovane studentessa di medicina dall'intelligenza disarmante. Mercuriade, dai misteriosi poteri. E la piccola Ligea, che riusciva a parlare con i morti. Tra briganti, licantropi e streghe, in grado di scatenare tempeste, iniziò un'avventura epica,
in cui scienza e magia si mescolavano, alla ricerca del fuoco del drago ed alla scoperta di se stessi. Maestro, ma allora è tutto vero?